Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale Svapore Build. Oggi vi porto un nuovo prodotto, nuovo nel senso che mi è arrivato da poco, ma non è nuovo nel mercato dello svapo, visto che è già da un annetto abbondante che abbiamo questa box VariWatt nel mercato dello svapo. Parliamo, come vedete dalla foto, della Smoant Knight V2 80 W TC Kit. Andiamo a vederla all'interno della scatola. Arriva con le solite istruzioni per l'atomizzatore, come si fa il refill, come si inserisce la batteria, istruzioni per la box, garanzia e tutto quello che ne segue. Non usare ba batterie svrappate. E qui abbiamo le istruzioni per il Talos V1, che sarebbe l'atomizzatore che arriva nel kit. Bene, all'interno della scatola, come vedete, abbiamo la box. Tiriamo fuori la box. Prima di vedere la box, vediamo gli accessori con cui arriva questa Knight V2. Abbiamo l'adattatore 510 per usare atomizzatori magari con attacchi ego o cose del genere, o anche per usare atomizzatori magari abbastanza piccoli in altezza, in modo da avere comunque una gestione migliore dell'atomizzatore con cui andremo a svapare. Dopo aver visto questo, vediamo che cosa c'è nella scatola a fianco. All'interno troviamo il solito cavetto USB per la ricarica. E poi all'interno troviamo anche delle O-ring per il nostro Talos V1. Altri accessori non ce ne sono. Ok ragazzi, visto gli accessori andiamo a vedere la nostra box, come è strutturata praticamente. Allora, vi do un attimino un po' di specifiche. La box è alta 79 mm. È larga 46 mm, spessa 25 mm, quindi diciamo che è all'incirca come una box BF meccanica all'incirca. Quindi diciamo che è una box comunque compatta per l'uso quotidiano. Io l'ho acquistata per questo utilizzo e anche perché visto che ho degli atomizzatori abbastanza ingombranti, pensato di prendere una box comunque in modo che mi vada a nascondere un pochettino l'atomizzatore. Bene, allora andiamo a vedere la box Smoant, circuito che va praticamente vari watt TC nickel SS titanio modalità TCR. Andiamo a vederla un attimino. Prima di andare a vedere vi faccio vedere il case dove andremo a mettere le nostre batterie, l'alloggio delle batterie. Abbiamo due magneti, qui abbiamo il positivo e il negativo. Andiamo a inserire la nostra batteria. Lo sportellino fa una buona presa. Qui abbiamo gli sfiati della batteria e come vedete il circuito si accende subito. Qui abbiamo praticamente tasto fire, tasto meno, tasto più, presa USB per caricare le batterie. Io sconsiglio sempre di caricare le batterie internamente. La box non è aggiornabile, non ha il firmware aggiornabile. La box è molto carina, molto si tiene bene in mano, cioè c'è una buona presa. La box pesa 173 grammi con la batteria inserita e 128 grammi senza batteria, quindi anche abbastanza leggera. Ho sentito persone che si lamentavano della versione 1 che era pesante, questa è abbastanza leggera. 173 grammi con una batteria all'interno mi sembra più che fattibile come cosa. Ok ragazzi, bene, visto questo, prima di vedere l'atomizzatore andiamo a vedere il circuito, le funzioni del circuito. Allora, con tre click andiamo a viaggiare nel nostro menu. Abbiamo vari watt nickel titanio SS
Notch Coil Mod, TCRM1, TCRM2, TCRM3. Io vado in vari watt, poi praticamente schiacciando praticamente tasto fire, tasto più e tasto meno contemporaneamente, praticamente andiamo a bloccare lo schermo, quindi avremo solo l'erogazione e basta. Per risbloccarlo, schiacciare di nuovo. Poi praticamente tasto più e tasto meno possiamo invertire lo schermo. Vedete, lo schermo si inverte. Poi in modalità TC, andiamo sulla modalità TC, nickel. In modalità TC per regolare la temperatura basta scorrere praticamente con il più e il meno. Io in questo momento sono in modalità gradi. Per regolare i watt praticamente basta schiacciare il tasto fire e il tasto più e andiamo a regolare il nostro wattaggio. Quindi è abbastanza semplice come gestione delle impostazioni. Poi per tornare in modalità temperatura, automaticamente si ritorna da sola. Ok ragazzi, queste sono le impostazioni della box. Io torno in modalità vari watt e andiamo a vedere un attimino l'atomizzatore come funziona e come è fatto. Allora, atomizzatore molto molto simile a un misto tra un Cubis e un Kanger, è un sub tank, è un 22 mm. Andiamo ad aprirlo, vediamo subito la testina, andiamo a smontare la testina, vediamo con che testina ci arriva. Praticamente ci arriva con una testina Clapton dai 25 ai 45 watt 0,5 ohm. Non so se riuscite a vederla. Clapton 25 45 watt 0,5 ohm. Assomigliano molto alle testine della Kanger. È una vertical coil. Sono compatibili anche le testine della Kanger. L'atomizzatore possiamo anche usarlo in RBA, in modalità RBA. Ma a me mi è arrivata solo con questa testina qua, ma comunque se avete delle RBA della Kanger, sono compatibili anche le testine della Kanger, quindi vi segnalo anche questa cosa qua. Ok, vista la testina, andiamo a vedere dove si va a inserire la testina. Abbiamo una regolazione dell'aria con il fermo anche, quindi non avremo problemi che ci giri a vuoto, abbastanza ampia, diciamo, non è insomma un'asola gigantesca, ma è abbastanza ampia. Sotto abbiamo un pin fisso poco sporgente, ma a noi non ci interessa insomma, e questo è praticamente il tank. Abbiamo un tank tutto unico, quindi se si rompe il vetro ci attacchiamo. Andiamo a svitarlo, abbiamo un top refill, quindi refill dall'alto con due asole abbastanza generose. La capienza è intorno ai 4 ml, quindi abbiamo anche una buona capienza. Abbiamo il drip tip che ci arriva a corredo, abbastanza lungo, non mi piace. Possiamo solo smontare la parte superiore. Possiamo solo smontare questo e mettergli un drip tip a nostro piacere, ma questa parte qui rimarrà sempre, quindi diciamo che comunque sarà sempre abbastanza lungo. Bene, visto questo, andiamo a inizializzare la coil. Io per questo tipo di testine consiglio sempre di utilizzare comunque liquidi abbastanza chiari, di non utilizzare comunque liquidi scuri che sporcano parecchio le coil. Io per questa occasione andrò ad inizializzarla con il Front Lake Vitruviano Juice. Inizializzata la coil, andiamo a inserirla all'interno. Andiamo a fare il refill
dell'atom. Effettuato il refill, andiamo a chiuderlo e il nostro Talos V1 è pronto per essere svapato. Vi consiglio sempre di aspettare qualche minuto che la coil comunque si imbeva del vostro liquido, specialmente se usate comunque liquidi abbastanza densi. In questo caso uso un liquido 60 Vg, 40 pg, quindi diciamo non è eccessivamente denso, ma non è neanche insomma fluido. Quindi, intanto che si imbeve la coil, sposto la telecamera e facciamo una chiacchierata, vediamo un attimino questa box se vale la pena acquistarla o meno. A tra poco. Bene ragazzi, eccoci qua per la prova di svappo. Andiamo a fare una prova. Partiamo a 25 watt, la resistenza me la segna da 0,44 ohm, andrò a fare una prova a 25 watt, comincio a 25 watt per arrivare insomma a 45, sarebbe il loro dichiarato 25-45 watt. Vediamo un attimino come funziona. Smoant Knight V2 Talos V1. Andiamo a Saliamo a 30 watt. A 30 watt diciamo che inizia a lavorare bene la coil. Saliamo a 35, vediamo. Io non penso che questa resistenza arrivi a 45 watt. Il flusso dell'aria è abbastanza, diciamo, abbastanza bilanciato per la potenza che può erogare la resistenza. Ho sentito recensioni che dicevano che il tiro era troppo chiuso per la resistenza che era comunque in dotazione, ma a me sinceramente non mi sembra. Sembra ben bilanciata comunque l'ariosità in base alla potenza. Siamo a 35 watt. La resa aromatica mi sembra anche buona, insomma, niente di speciale, ma l'aroma c'è, l'aroma si sente. Si alimenta bene con un liquido 60 Vg, non sento sapori di bruciato, quindi saliamo a 40 watt, vediamo, a 40 watt e poi parliamo un attimino della box. 40 watt. Niente da dire, cioè fa il suo lavoro, c'ha una buona ariosità, ovviamente non è da Cloud Chasing, ma è sicuramente più aperto di un Kanger Sub Tank Top Tank. Quello è poco ma sicuro. Ok ragazzi, quindi che dire, la box arriva con l'atomizzatore in kit, quindi se lo volete comunque usare per uno svapo così con liquidi magari fruttati, chiari, non avete voglia di rigenerare, ci può anche stare tranquillamente, insomma. Ok, parlando della box, allora la box io ce l'ho da un mesetto circa, io l'ho presa prevalentemente per usarla con l'Espromiser, visto che conoscete tutti l'Espromiser è molto grande, quindi avevo bisogno di una box che me lo facesse un attimino un po' sparire, e devo dire che l'ho testata intensamente. Questo mese la vernice non mi si è scrostata, il materiale comunque è acciaio, cioè la box è bella forte, acciaio, quindi cioè, non abbiamo comunque problemi che si spacchi, che sia plastica o cose del genere. È fatta molto bene,
Il circuito, devo dire la verità, non l'ho provato in controllo di temperatura, quindi non posso dirvi niente a questo riguardo. Io vi parlo della modalità vari watt e la box comunque si comporta bene. Io prevalentemente l'ho usata tra i 15 e i 20 watt con uno svappo da guancia. E il circuito eroga bene, insomma, è un po' aggressivo, tende più sull'aggressivo. Erogazione e automaticamente la gestione delle batterie è un po' aggressiva, insomma, tende a mangiare un attimino le batterie, ma niente di preoccupante, insomma. Cioè, siamo comunque nella media della gestione batterie delle box che ho io in casa. Non è un circuito DNA, non è un circuito IGI, quindi non possiamo pretendere chissà che cosa, ma qualità-prezzo ci sta tranquillamente. Se cercate una box super compatta da abbinarci sopra comunque atomizzatori da 22 o da 23, perché la box supporta atomizzatori massimo da 23,5, quindi già da 24 non entrano qui dentro. Quindi se avete comunque bisogno di una box che supporta atomizzatori da 22 o da 23 mm, questa ci può stare tranquillamente. Non ha un peso eccessivo. Gli unici difetti che ho praticamente trovato nella box è che i tasti sono un po' ballerini, non so se riuscite a sentire, cioè i tasti un pochettino sono un po' gignicco, sono un po' giocattolo. Per il resto niente da dire, è una buona box, io l'ho pagata 25 euro, quindi ragazzi 25 euro per una box del genere, cioè ci può stare tranquillamente, ci può stare tranquillamente. Quindi ragazzi, valutate voi se acquistarla o meno, vi metterò sotto il link per acquistarla, quindi che dirvi? Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate il video, i commenti sono importantissimi, condividetelo e vi ricordo che questo canale è collegato a un gruppo Facebook, Svapo Rebuild, vi metterò sempre sotto il link al gruppo Facebook. Quindi vi lascio con l'ultima svapata.